Ciao a tutti, oggi siamo quindi tornati su Naruto Tuburoto Shinobi Striker dopo una vita. Sì, stavo caricando soltanto God of War, eccetera. E oggi ho cambiato un po' l'aspetto del mio personaggio, sto cercando man mano di recuperare tutto, insomma. E perché vabbè, sì, sapete che ho perso il mio account, e infatti l'ho ricominciato insieme a voi il gioco. E oggi ho visto che ci voleva offrire una bella missione Boruto e ho fatto, facciamoci un video con il grande Boruto Uzumaki. Vediamo un po' cosa ci dà. E la distruzione della foglia. Il viaggio della foglia. Ok, non ci interessa, tanto noi ce la facciamo lo stesso. Tra l'altro Boruto, non so se avete letto, ma ci ha detto non so se ce la farei perché è molto complicato, li faremo vedere noi. Ho fatto anche le missioni di gara, di Rock Lee, ho giocato un po' oggi, insomma. Però, cioè, alcune volte non mi sbucano e devo riavviare il gioco per farmi apparire le missioni nuove. E abbiamo subito con il mio personaggio. Sto facendo anche. Sto sbloccando le mosse di Sasuke. E sì, insomma, cioè, sto riprendendo. Anche se avevo anche due DLC che non mi fa più riscaricare, che erano Jiraiya come maestro, che non so neanche io perché l'ho comprato. E non mi ricordo se era Sasuke di Boruto. Itachi ci sta, cioè non ricordo. Sasuke di Boruto, mi sa di sì. Sasuke di Boruto e Jiraiya, sì, mi sa loro. O Itachi, non ricordo. Forse Itachi. O Sasuke di Boruto, o Itachi. Jiraiya ne sono sicuro. Chi è un superstite? Beh, in realtà tra un po' sarete voi oppure i vostri amici superstiti. Perché guardate, cioè già questi qui sono andati. No, 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 no. Ah. Quanti sono? Sì. Ma non mi sciottano. Anzi, ma non mi sciottano, mi sciolgono direttamente. No, 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 no. Vabbè, ma quanto mi levano? Troppo. No, dai, fammi andare qui a prendere la roba. No, ok. Prendo anche questo. Giusto perché vuole. Ah! No, ho sbagliato. No, non la dovevo usare. Ho sbagliato, pensavo di essere. È perché l'ho appena inserite queste mosse, quindi pensavo di avere ancora il potenziamento di prima. Ho sbagliato, ho sprecato una super. Vabbè, non fa niente. Basta che abbiamo distrutto gli invasori. Sembra un po' una cosa fascista, nazista, eccetera, però vabbè. Time to strike back. Now, be sure to follow my orders. You got that? Ok, dopo vediamo se c'è tempo per un'altra missione o per qualcos'altro. Ok, i boys stanno arrivando, tutti in gruppo. Ma noi, comunque sto preparando grandissimo Pacco Mending di pergamene in cerca di cosa, della cosa che ho sempre sognato su questo gioco. Sto raccogliendo pergamene su pergamene per trovare lo zainetto con le code di Kurama, che è veramente una cosa che ho sempre sognato. Li avevo tutti. È uno zainetto, un backpack che ti attacchi e dietro, insomma, con delle code. Comunque il personaggio l'ho fatto troppo alto, non mi piace fare i personaggi troppo alti nei giochi. Sarà che non sono troppo alto io, però nel senso. Boh, cioè, guardate, è bruttissimo. Perché me lo sono fatto di 3, di alto 3 e non 2? Cioè, è perfetto l'altezza 2. Ah, vabbè, siamo finiti. Dicevo, è uno zainetto con le code di Kurama che ti attacchi dietro. Cioè, è veramente una cosa fuori dal normale, ve lo giuro, è bellissimo. È stupendo. Ok, dobbiamo conquistare la zona, suppongo. Non devo usare il mille falchi perché. Le pergamene per il pacco opening. Vabbè, ce la fai a prenderla tu, chi è? Nessuno, ma non c'è nessuno lì. Vabbè, dovrebbero. Cioè, non penso rispondere. Vabbè, questa qui si deve usare ormai. Comunque è fortissima, ma non ce l'avevo prima. Strano.
Vai Kakashi, bravo. Ok, mi ha piantato a terra nella zona da conquistare. Non riusciamo. Quanto abbiamo? 2 minuti. Non so. È difficile. Ma perché soltanto io posso conquistare quella zona e Sasuke no? Scusate, oggi sono un po' tipo senza voce, non so se... Non del tutto senza, ma... Insomma, è un po' la gola. Eppure prima ho registrato God of War episodio 8, che vedrete domani e non oggi. Devo cercare di muovermi, di scappare, di dimenarmi, di fare tutto ciò necessario per prendere questa zona. Scappa, scappa, scappa. Cioè, guardate, agisco come un vero ninja. Cioè, sono veramente una cosa incredibile. Non riesco veramente a smettere di essere forte, ovviamente. Scherzo. Cioè, già lasciare un like per compassione. Ok, qui mi dovrei curare. Guardate qui. Devo conquistare anche questa zona, ditemi di no. Allora, no, che cos'è? È una mossa di Gaara, sì, l'ho usato per parecchio tempo, Gaara come maestro. Il mio personaggio lo usavo perché mi piaceva tantissimo e quindi la conosco. È quella che ti rallenta. Infatti sono un ninja della sabbia, ora che ci sto pensando. Credo della sabbia o della pioggia, che erano? Della sabbia. Gaara è il... Terzo? No, quanti Hokage ci sono nel viaggio della sabbia? Comunque grandissimo Gaara, Hokage ha 16 anni mi pare. Però sto un po' rispolverando le mie conoscenze di Naruto. Ve l'ho detto, l'ho visto tanti anni fa. Infatti penso che rifarò un'altra tier list come quella che ho fatto per un pochetto di tempo fa. E... Perché vabbè, erano troppi personaggi, non mi ricordavo alcuni neanche chi erano. Vai, l'ho preso. Dai. Oh, perfetto. Prendiamo le monete che ci possono servire. Questo che ci servirà di sicuro. E tu? Tu sei della foglia, e infatti. C'è la tenuta dei ninja della foglia. Ah. No, mi hanno rallentato di nuovo. Usa la tecnica della palla di fuoco suprema. No, attenzione. Sta andando male, corri. Faccio tipo così, accelero. Sì che accelero. Mi si leva anche l'effetto. Bastava sconfiggerli o devo conquistare una squadra? Ha sconfitto tutti i nemici. Ok, vado un secondo a prendere questa. E dirigiamoci da lui, chi è? Kakashi? No, è ancora il ninja della foglia. Ok, ora possiamo respingerli. Vabbè, niente di più facile, insomma. Ah, no. Eccolo, perfetto. Trapassati, letteralmente. Tutti. Ora devo prendere un secondo queste. Le pergamene non si fanno mai scappare. No, vai, prendi quello. E ora vedete. No, bisogna fare le mille falchi qui per sfrigarsi. Ora guardate che conclusione che vi faccio. Dove siete tutti? Perfetto, ho sconfitto tutti i nemici. Sbrigati a prendere le pergamene prima che despawnano. Se no, addio video delle pergamene. Il prossimo obiettivo è infinita questa missione. Io che pensavo di doverne fare due. Dopo andiamo anche da Boruto a vedere che ci dice. Vabbè, ora c'è... È il serpente. Comunque non faccio una missione così lunga da un sacco. Cioè, veramente, non so perché è così lunga questa. Non ne faccio una così da un sacco. Ma ve lo giuro, Ok, il serpente sta... in faccia. Bisogna colpirlo in faccia. Fidatevi, ho esperienza con questi serpenti. Anche nella vita reale sono un cacciatore di serpenti, io. Allora, ok.
dove ha cambiato direttamente zona della città. Ora li faccio così, atterri per favore. Cioè, hai capito che intendo per atterrare? No, scappa lui. Cioè, si crede forte scappando. Solo un codardo invece. Da qui lo prendo, perfetto. Ok, e si inizia a picchiare la testa che fa il tiro dei danni. Eccolo. Dai. È finita. Sì. Abbiamo finito. Direi finalmente anche. Scusate se si rendono un po' i miei tasti, ma su questo gioco non c'è nessuno se non spammi. Ok, andiamoci a prendere le ultime pergamene che servono in ogni caso. Non vedo l'ora di provare a trovare quel backpack. Se lo trovo. Non mi vedrete mai più senza il mio sogno da quando ho questo gioco. E voi direte, da 10 livelli, cioè pochissimo. Io vi dirò che è il secondo account e guardatevi gli altri video fatti su questo gioco. Anzi, è proprio il primo fatto su questo gioco che vedete che non sto giocando con questo account e già sono più alto di livello, eccetera. E abbiamo salvato il villaggio della foglia, mi pare che si chiamasse così la missione. Ora torniamo da Boruto a vedere un po' cosa ci dice. Sarà la decima missione che faccio oggi. No, beh, la decima no, la sesta facciamo. Cioè, devo recuperare. Non vedo l'ora di sbloccare le missioni difficili, ma veramente difficili. Vi porto un video l'una. Ora va bene, non vi sto portando tutte le missioni che faccio. Però ditemi, oddio, l'ideona. Tra un mesetto, verso Natale, così. Tra un mesetto, vabbè, meno di un mese, siamo al 4 dicembre. Vi porto una live dove faccio un sacco di missioni. Hai sbloccato un nome? Perché ho sbloccato Mitsuki come maestro? Vabbè, e Boruto, è stato grande collaborare con te. Però tecnicamente, Mitsuki è uno che mi dava le missioni, lo ricordo, e so anche dov'è. Tecnicamente è qui, ora devo riavviare il gioco per farmelo apparire. Oh, tecnicamente io ricordo che ho qui o dall'altra parte. Ma perché ho sbloccato Mitsuki e non Boruto? È un mistero. Vabbè, e io ora sono un po' senza voce. Vi dico che ci vediamo domani con un prossimo video. Che vi ho già detto qual è, perché l'ho già registrato. E niente, ci vediamo domani.